Ottava giornata del girone F del campionato allievi regionali al Buonaiuto Somma di Mascalucia, la Catane Soccer riceve l'Etna Calcio 2011 sotto di due lunghezze in classifica. Mister Cesar Tudorascu dal primo minuto propone Altumi in porta, Zappalà, Platania, Intravaia, Marsiglia, Basile, Condorelli, Andronico, Pennavaria, Darrigo ed Escu a completare l'11 titolare con in panchina spazio per Barbagallo, Ottavio Spadaro, Alberto Spadaro, Giuffrida, Faraone, Magnano e Spiteri. Ospiti che rispondono con Maugeri tra i pali, Castorina, Magri, Reale, Del Vecchio, Russo, Bellavista, Florio, Greco, Catalano e Di Guardo. A disposizione di mister Francesco Russo siedono in panchina Viola, Lorè, Borzì, Patti, Nicolosi, Garozzo e Clarinetto. Prime emozioni di un match equilibrato sin dalle prime battute. Ospiti che, sia su palla inattiva che su azione manovrata, creano patemi d'animo alla retroguardia della Catane Soccer, graziata da due fuorigiochi ravvisati dal direttore di gara. I padroni di casa passano in vantaggio dal dischetto, con la concessione del penalty per il fallo su Ibrahim Escu, toccato in aria al momento della conclusione a rete. Qualche piccolo dubbio che l'attaccante in maglia numero 11 abbia già calciato verso la porta, arbitro che accorda il calcio di rigore trasformato da Salvo D'Arrigo alla sinistra di Maugeri. La partita è assai equilibrata e combattuta a centrocampo. Una pronta uscita ai limiti dell'area di rigore da parte di Altumi evita guai peggiori. Una bella giocata di Andronico vale invece un calcio d'angolo poi non sfruttato. Etna Calcio che trova il pareggio con Greco, bravo a farsi trovare pronto, forse anche al di là della linea del fuorigioco ma cattivo, sotto porta per il gol che vale il temporaneo 1-1. Nessuna sorpresa sull'equilibrio tra le due squadre. Etna Calcio che ancora una volta mette in difficoltà l'estremo difensore maltese della Catane Soccer, bravo nell'uscita sicura sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla sinistra. Padroni di casa che passano in vantaggio con l'intuizione di Mohamed Pennavaria per Ibrahim Escu, che veloce come un treno piazza il diagonale vincente che vale il 2-1 e il nuovo sorpasso per la Catane Soccer, che chiude i primi 40 minuti di gioco con un vantaggio striminzito, approcciando poi nei secondi 40 come dovrebbe fare una squadra di rango, infilata però poi in contropiede da un Etna Calcio che piazza il 2-2 con Catalano, partito in chiara posizione irregolare, e davanti a Altumi, bravo nel piazzare il diagonale vincente. Ospiti ancora pungenti, stavolta compatti, bravo nell'uno contro uno, meno nell'allungarsi la palla davanti alla portiera della Catanè. La partita aumenta i suoi toni agonistici, equilibrata e in discussione sino all'ottantesimo minuto di gioco. Etna Calcio che guadagna un buon calcio di punizione ai limiti del fallo da rigore in aria, che però non crea con i suoi sviluppi un pericolo alla porta della Catanè. Sorpasso per i padroni di casa che potrebbe essere fiutato sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Salvo D'Arrigo, respinto a mani aperte dal portiere che viene salvato poi sulla successiva conclusione a botta sicura di Pennavaria, praticamente sulla linea di porta. Appannamento sotto porta e un pizzico di fortuna per l'Etna Calcio che non demerita e che ribalta per la prima volta la partita con la rete di Mattia Garozzo, conclusione fulminea per Altumi battuto per la terza volta. Esplode la festa dei sostenitori ospiti, ma non è ancora finita. La Catane Soccer a testa bassa vuole il pareggio che meriterebbe per le tante occasioni da gol create, pari che arriva su calcio di punizione con la magistrale pennellata di Giuffrida che firma il 3-3 e la rete che rimette tutto in equilibrio per una conclusione che difatti scontenta un po' tutti, ma che è il risultato più corretto per l'intensità mostrata dalle due compagini protagoniste di questo girone F. Per la Catane Soccer, prossimo weekend di gioco in casa del Catania 80. Per l'Etna Calcio, appuntamento al San Gaetano di Belpasso, tra le mura amiche, ospitando la PGS San Pio X. Allora, noi abbiamo preparato la partita, appunto, in seguito alla partita, come la prepariamo come tutte le settimane, scendendo con la testa giusta. Il mister durante la settimana abbiamo lavorato molto bene, però dispiace perché non siamo scesi in campo come si doveva. A me dispiace appunto per la traversa, non siamo stati molto fortunati anche perché l'arbitro non ha aiutato né noi né loro, non faceva giocare, interrompeva subito il fuorigioco, diciamo che neanche esisteva per lui, quindi abbiamo subito il terzo gol, se non sbaglio, fuori gioco netto. Dispiace, la fortuna non era oggi neanche dalla nostra parte, come ha detto lei sulla traversa, non siamo riusciti a metterla dentro, però all'ultimo Giuffrida ci ha salvato da questa sconfitta.
Come ho detto prima, la prepariamo come tutte le settimane. Sicuramente questa settimana dobbiamo dimostrare chi siamo davvero per chi se lo fosse scordato. E sicuramente dobbiamo andare là con la testa, con l'unico obiettivo che è quello di vincere. Appunto, pensando alle prossime partite, che abbiamo due squadre che dopo il Catania 80 sono molto forti.